L'Olimpica Basket ottiene un ispirato successo in terra brindisina per 77 a 83 contro il Ceglie. Partita equilibrata nei primi minuti, poi l'imprecisione al tiro, il vero motivo di fondo dei padroni di casa che deludono ancora sotto gli occhi dei propri tifosi. Ed i gialloblu di Giovanni Gesmundo controllano attentamente la gara, dimostrando di saper essere all'altezza della situazione sino alla fine, senza distrarsi troppo. Tra l'altro, bisognerà anche valutare le condizioni dell'asse portante gialloblu, buono, che ha dovuto lasciare anzitempo il match causa infortunio. Ci si augura che non sia nulla di serio. Con il risultato in Casaforte, Gesmundo decide anche di dare spazio ai ragazzi del settore giovanile. Va al referto il giovane Torlontano con due tiri dalla lunetta andati a segno. Prossimo impegno al Pala di Leo contro il Monopoli, vincente in casa 74 a 66 contro Martina Franca. Negli altri risultati della seconda giornata del campionato, per quanto riguarda le pugliesi, continua a deludere la Diamond Foggia, sconfitta in casa dal Nardò con il punteggio di 87 a 73, mentre Manfredonia, seppur con fatica, batte Francavilla 60 a 52. Mimmo Siena, Speciale News.